Se state leggendo questo messaggio è segno che non sono più a questo mondo. Non rattristatevi più di tanto, mi sta bene così. Non ho rimpianti, sono morto facendo quello che ritenevo più giusto, difendendo i più deboli e rimanendo fedele ai miei ideali di giustizia, eguaglianza e libertà. Quindi, nonostante questa prematura di partita, la mia vita resta comunque un successo. E sono quasi certo che me ne sono andato con il sorriso sulle labbra. Non avrei potuto chiedere di meglio. Vi auguro tutto il bene possibile e spero che anche voi un giorno, se non l'avete già fatto, decidiate di dare la vita per il prossimo, perché solo così si cambia il mondo. Solo sconfiggendo l'individualismo e l'egoismo in ciascuno di noi si può fare la differenza. Sono tempi difficili, lo so, ma non cedete alla rassegnazione, non abbandonate la speranza, mai. Neppure per un attimo. Anche quando tutto sembra perduto e i mali che affliggono l'uomo e la terra sembrano insormontabili, cercate di trovare la forza e di infonderla nei vostri compagni. È proprio nei momenti più bui che la vostra luce serve. E ricordate sempre che ogni tempesta comincia con una singola goccia. Cercate di essere voi quella goccia. Vi amo tutti. Spero farete tesoro di queste parole. Questa è la lettera a testamento di Lorenzo Orsetti, 33enne fiorentino ucciso dall'ISIS a Baghuz, in Siria. Il testo, che dopo la sua morte venne diffuso sui social network, si chiude con un saluto, Serkeftin, che in curdo significa vittoria, e una firma, Orso Tekosher, Lorenzo. Tekosher era l'alias con cui Orsetti si faceva chiamare da combattente, un partigiano dei tempi moderni. Nato a Bagno a Ripoli il 13 febbraio del 1986. Come tanti ragazzi fiorentini inizia a lavorare nell'universo della ristorazione, prima come cameriere, in seguito come chef e sommelier. Come pochi altri, però, a un certo punto della sua vita incontra un ideale. E un ideale, se puro, esige un impegno totale e perfino un sacrificio definitivo. Dopo la sua uccisione ci sono state numerose manifestazioni di solidarietà nei confronti della sua famiglia e delle forze curde siriane in diverse città italiane. E spesso in quelle occasioni è stato ripreso il motto di Lorenzo: ogni goccia diventerà tempesta. If you see this message, probably something's going, probably it's going like this. But I knew that, and it's okay for me. I'm happy to did this choice. I will make this choice 1,000 times because I'm convinced about it. And Orso, scritti dalla Siria del Nord-Est. 2 anni fa, il 18 marzo del 2019, cadeva in battaglia Lorenzo Orsetti, detto Tekosher, un partigiano dei giorni nostri che ha dato la vita per un ideale, quello della libertà e della causa del popolo curdo. È un libro che raccoglie tutti i suoi scritti, quindi è un libro in cui lui stesso si racconta. È la sua esperienza, è la sua vita di quest'anno e mezzo. Gli amici, dei due amici, Enrico e Matteo, e altri ragazzi dell'età di Lorenzo, l'hanno curata questa edizione, lì ci sono tutti i ringraziamenti. È stata un'opera corale, un invito a tanti compagni, a tante persone in questi 2 anni che si sono avvicinati in questi 2 anni all'esperienza di Lorenzo, a riscoprire anche la normalità di Lorenzo. Quello che provava a perdere gli amici, a combattere, a vedere la sconfitta di altri, il dolore di queste sofferenze, quindi lo vuole umanizzare.
I proventi di questo libro saranno inviati per un ambulatorio pediatrico a Kobane legato a un orfanotrofio dove sono tantissimi bambini che vivono in questa, che hanno perso i genitori in questa guerra, e anche a tutti i bambini della zona. Ritengo che alcune parti del suo testamento e delle sue, quello che ha scritto, servono anche a noi quando ci invita a vivere donandoci in più per gli altri, superando l'egoismo. In questa pandemia la situazione immagino che sia ancora più grave là. Purtroppo sì, ancora più grave, perché sia popolo curdo sia popolo europei vogliono mandare aiuto, sia sanità sia altri materiali. Invece governo Erdogan ha chiuso tutto il corridoio per questo popolo che vivono, non solo curdi, anche altre etnie che vivono lì. Anche questa pandemia è una tragedia che sta, no? Poi non solo pandemia, anche la guerra continua lì. Quel giorno maledetto di 2 anni fa, io stessa insieme ad altri colleghi venimmo a casa sua, raccogliemmo la sua disperazione immediata, e mi ricordo che lei piangendo disse: abbiamo cercato di dissuaderlo, perché anche se condividiamo i suoi ideali, ovviamente come genitori non volevamo che si mettesse a rischio. Quando Lorenzo una sera mi disse: io partirò per questa esperienza, sentì il pericolo di questa cosa. Un'altra cosa che mi ha colpito di quel momento fu quando lei ha ricordato per Natale, ci ha chiesto un giubbotto antiproiettile. Questo mi colpì anche me, perché Lorenzo partì e naturalmente aveva un'attrezzatura abbastanza standard. Banalizzai un pochino la cosa, sembrava quasi una battuta, e poi ne parlai, mi ricordo, con un amico curdo che mi disse: guarda che da noi giubbotti antiproiettili fanno parte della vita quotidiana. Di se stesso lui diceva: io sono un anarchico. Secondo lei c'è stata anche un po' di ipocrisia, visto come al giorno d'oggi a Firenze anche vengono un po' trattati gli anarchici? Sì, c'è stata ipocrisia in primo momento, in cui le persone sono state toccate dall'aspetto più emotivo, e poi da una certa retorica del si combatte l'ISIS. Abbiamo tirato fuori poi i motivi più invece più profondi del perché lui aveva fatto questa scelta. Una critica al nostro sistema occidentale, tutte queste cose, e un'adesione a un modo di vita diverso, e lì non tutti, insomma, hanno osannato. La città di Firenze per ora gli ha dedicato un albero, un leccio in piazza Giorgini. C'è un disco che tanti artisti hanno fatto dedicando proprio le canzoni a Lorenzo. Questa etichetta Black Candy, che è un'etichetta fiorentina, su cui sito si può comprare sia il libro che il fumetto che il CD, ci cercò una volta e disse che alcuni artisti erano rimasti colpiti da questa storia di Lorenzo e gli avevano dedicato delle canzoni. Poi c'è stato un battage tra i vari artisti, è venuto fuori un CD doppio con il motto delle unità di autoprotezione, Erdemma di Mi, che vuol dire siamo sempre pronti. Anche questo andrà a sostenere le iniziative in Rojava, a Kobane, di cui parlavo prima. Zero Calcare da sempre è stato impegnato per la causa curda, come tante altre cause, è una persona eccezionale. E venne fuori un fumetto di 32 pagine che prima fu inserito come inserto su Internazionale, e poi Zero Calcare ce l'ha lasciato e noi l'abbiamo ristampato e lo stiamo distribuendo per l'autofinanziamento. Ha fatto un quadro veramente molto bello di Lorenzo. Lorenzo, dalle cose che scriveva, dalle cose che diceva, stava lì con un'idea precisa, portatore dei valori precisi che non sono generici valori occidentali, sono i valori della rivoluzione del Rojava, e chi lo ricorda in Italia dovrebbe ricordarsi di questi valori e magari provare a declinarli anche nella vita di questo paese. Sognerei che fosse uno stimolo sul perché uno sceglie di lasciare la propria casa
andare in una guerra, mettere a rischio la propria vita, donare la propria vita per una causa, accendere un faro su questa guerra, perché noi pensiamo che sia finita, ma lì stanno morendo. Abbiamo preso Kobane, liberato Kobane, cominciato a costruire, però sempre come mentalità ISIS, mentalità del El Nusra, El Qaeda, questi gruppi, ancora Stato turco sta preparando e mandando parte nostra. Per questo ogni giorno ancora centinaia di persone muore lì, però non sa nessuno. Lo sapevamo già, ovvero che la Turchia rifornisce armi e munizioni all'ISIS. La voglia, Erdogan può anche chiedere, andare dalla Merkel a chiedere l'estradizione dei giornalisti che lo sputtano, ma tanto penso che un po' sia chiaro a tutti, ecco, che la Turchia ha sempre fatto questo, che è dall'inizio di ISIS che li ha sempre sostenuti. Intanto Afrin continua la sostituzione etnica proposta da Erdogan, portata avanti da Erdogan, ovvero solo arabi sunniti, tutto il resto può andare a farsi fottere, vengono appunto torturati, uccisi, buttati fuori dalle loro case, tutti gli altri, cioè curdi, assiri, tutto il resto. Ecco. È venuto qui per combattere contro il fascismo, per costruire una società umana e società democratico confederalismo. Per questo è un valore che ogni anno il 18 marzo ricordiamo. Teco Scherpling è un valore molto importante. Cosa le manca di più di suo figlio? La sua voglia di libertà, la sua voglia di autonomia, queste erano cose veramente ricche, ecco. Dalle nostre parti è difficile, perché anche tra compagni tutta la nostra vita c'è sempre un po' questo individualismo di fondo che permea tutto, invece qui è proprio diverso, c'è proprio una cura per l'altro, un'attenzione ai limiti dell'altro, ci si viene incontro, si cerca di tirarsi su a vicenda. Sembrano frasi fatte, però in realtà c'è proprio... è bello, bello, è veramente bello. Quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei.